Buon pomeriggio ormai, oggi è sabato e questo sarà il pranzo per me oggi. Mi sono fatta questo paninozzo homemade con pollo fatto così panato, tutto particolare con questo pane con i semi, cipolle che ho preso alla Lidl, burro d'arachidi, cipolline croccanti e sottiletta e senape, come vedete. Fame, vi faccio vedere. Faccio vedere sempre con cibo. Ho qui il mio paninozzo. Ci ho messo anche del ketchup. Adesso me lo pappo. Dopo vi devo raccontare una cosa perché c'è stata un'evoluzione. Quella sera dell'ultimo vlog vi parlavo di un tizio molto inquietante che si è messo a guardare dentro al giardino. C'è stata un'ulteriore novità per quella serata. Poche ore prima era successa una cosa, ma me ne sono accorta il giorno dopo guardando le registrazioni della telecamera. Però poi vi racconto. Guardate che bello, sonno di oggi è non raro. Di più. Caffè post lavoro. Mamma mia che goduria, sto caffè ha un sapore veramente stupendo dopo il lavoro. Qui un'altra giornata di sole e sono ritornate le zanzare, ragazzi. Le zanzare, fa un caldo pazzesco oggi. E mamma lo ama. E lui mi aspetta tutto il giorno. È vero, Pippo. Che dolce questo papo. Buongiorno, oggi è la mattina del giorno dopo, sono allo stesso identico punto, in verità no, vi ho lasciato che era pomeriggio, che stavo prendendo il caffè del pomeriggio del rientro dal lavoro, e invece adesso è mattina e devo andare al lavoro. Come prima cosa caffè, adesso porto Bjornino a fare una passeggiata, poi appunto mi dirigo al lavoro. Vi volevo far vedere che ho posizionato qui questi, che sono dei vasi in sospensione che ne avevo un paio in casa e uno all'esterno. Adesso ho deciso di metterli tutti e tre qui all'esterno, che sono, ecco, coperti comunque sopra, quindi non verranno bagnati dalla pioggia invernale, autunnale. E quindi sì, io prendo questo caffè e vado. Come vedete, fuori ancora il sole non è alto, lì c'è Bjornino che mi sta attendendo pazientemente mentre mangio le sue meravigliose radici. Oh mamma, ragazzi, che giornate intense, intensissime. Sono arrivata al lavoro e da diverse settimane sto lavorando in una scuola che è bellissima. Si trova praticamente dentro in uno dei parchi più grandi e famosi di Roma, ovvero il Parco degli Acquedotti. Veramente bellissima questa scuola. Vi faccio vedere. Questo è l'ingresso del parco, insomma la scuola si trova sì, sempre su questo marciapiede camminando, ma si trova qui ed è veramente bellissimo. Prima di attaccare il lavoro, solitamente mi faccio una bella passeggiata dentro al parchetto e poi attacco. Merenda post lavoro, mangio un Kinder Pinguì. Ho troppa gola oggi. E Bubu sempre presente quando si tratta di cibo.
Buongiorno, oggi è il giorno dopo. Ieri, quando sono tornata da lavoro, ho approfittato. Siccome oggi, che è sabato, sarebbero state ben 3 settimane dalla mia ultima manicure, vi metterò qui il calendario di quando le ho fatte. Sì, 3 settimane fa, praticamente. Le unghie stavano messe molto molto bene, ho dimenticato di riprenderle, ho deciso di rifarle e qui forse ho dimenticato di mettere il sigillante perché lo vedo un po' diverso dagli altri, quindi stamattina come prima cosa vado a mettere questo sigillante e poi comincio la mia giornata. Docciata, sistemata con il trucco, devo andarmi a fare i capelli. Nel frattempo mi sono messa il pigiama per insomma stare comoda perché appunto devo andarmi a vestire e sono incerta su cosa mettere. Intanto vi volevo far vedere questi nuovi completini che mi sono arrivati da Oceans Apart. E stamattina vorrei andare a mettere questo perché devo andare a seguire un laboratorio in università. Vorrei mettere questo qui, questo completo qui che è bellissimo, ragazzi, veramente stupendo, con il logo qui sul laterale. E sopra magari una felpa o una camicetta, adesso vedo un attimino. E questo è, adesso vi faccio vedere, insomma, per non sbagliare con i nomi. Eccolo qui, è questo completo qui, è il Trixie Cozy Set, fatto in questo modo con il bra e con questi pantaloni comodissimi che appunto scendono un po' più larghini sul fondo. Veramente bellissimo questo completo qui e adesso ve lo faccio vedere indossato perché è davvero troppo troppo caruccio. Quest'altro completo che ho già indossato spessissime volte, soprattutto questa maglietta qui che l'abbino anche ai jeans, è veramente carinissima, è una long sleeve, guardate, e sotto va con il bra, comodissimi questi bra che hanno già ecco il sostegno per il seno, e appunto questi leggings qui che metto per andare a fare le lunghe passeggiate con Bjorn al parchetto o comunque quando vado a fare la spesa. Sono comodissima, metto su questi con appunto il top sopra e sopra magari una giacca o un cardigan. Adesso vi dico come si chiama questo set qui che è veramente tanto tanto carino. È il Bendy Set Deluxe, composto dal Beverly Pant, Beverly Bra e il Trixie Long Sleeve. Bellissimo questo top con le maniche lunghe, veramente bellissimo, l'ho messo spessissimo in queste settimane. Ed infine il pezzo forte, come vedete è super super utilizzato, infatti questo lo dovevo mettere adesso nei panni insomma da lavare. È una felpa, ragazzi, che ho messo tutta la settimana, a parte che è bellissima. Poi ve la faccio vedere indossata, è bellissima, porta questo elastichino in vita di modo che potete renderlo un po' crop e poi ha queste, queste tasche comodissime quando vado fuori con Bjorn, pacchetto eccetera, ci infilo dentro documenti, insomma le chiavi, veramente comodissimo e questa felpa è veramente bellissima perché è perfetta per l'autunno-inverno in quanto all'interno è proprio felpata, fatta proprio bene bene bene, porta il cappuccio e questo completo era composto anche da questi pantaloni che come vedete anche questi sono ben utilizzati perché li ho indossati spessissimo in queste settimane. Adesso è arrivato il momento di lavarli e quindi prima di metterli nei panni da lavare ve li volevo far vedere. Portano anche qui il logo così in tridimensionale. Mamma mia, ragazzi, guardate quanti peli. Vabbè, va assolutamente spelucchiato e lavato in lavatrice. Il completo che vi ho appena mostrato è questo qui, Leeds Zip Set, composto da questi pantaloni che sono comodissimi e da questa felpa, ragazzi, che è bellissima, veramente una felpa fatta come si deve, veramente stupenda. 6 colorazioni. Anche per questa volta ho una promozione da darvi. Codice CAPSET avrete in regalo un completo a scelta con una spesa minima di 79 euro. Quindi potrete acquistare un qualsiasi set di vostra scelta. L'importante è che la spesa sia di 79 euro. In questo modo potrete appunto avere in regalo un completo a scelta. Appunto sul sito di Oceans Apart. Chiaramente vi metto tutti i link giù nel box informazioni. Adesso vado a mettermi questo qui perché appunto vorrei metterlo per andare a seguire il laboratorio in università, così vi faccio vedere anche come sta addosso.
Eccolo qui il completo indossato. Ragazzi, è bellissimo, veramente bellissimo. Come se fossero fatti, ecco, su misura, sulle proprie forme. Sono bellissimi. Adesso qui lo vorrei mettere oggi. Sopra ci metto una camicia o una giacca di jeans. Adesso vedo un attimino. Sotto non so con cosa vorrei abbinarli, o con delle scarpe da ginnastica o degli stivaletti. Veramente un set stupendo. Calzano veramente benissimo questi completi. Adoro. Già che ci sono, vi faccio vedere anche come calza questa felpa. Stupenda. Calza in questo modo, guardate, a seconda di come lo stringete in vita con questo aggeggio, lo potete o allargare o stringere e farlo diventare più crop o più lungo. Ecco, guardate che carina questa felpa, stupenda. Da non soltanto vestita un po' più sportiva, ma anche con sotto dei jeans più casual. Belli, belli, belli davvero questi completi di Hoche Sa Part. Comunque, adesso mi vado a finire di sistemare, vedo un attimino come conciare questi capelli alla meno peggio e ci aggiorniamo. Niente completino beigiolino chiaro, 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 perché l'avevo dimenticato, ma è il mio primo giorno. Quel periodo del mese esatto, quindi non vorrei rischiare. Quindi sono andata di jeans scuri, canottiera, perché ragazzi fa caldissimo, fa veramente caldo nonostante ci troviamo adesso al 22 di ottobre, fa veramente molto molto caldo. E sopra metto o la giacca di jeans o un giacchetto di quelli leggerissimi, perché appunto come vi dicevo fa caldissimo, c'è un sole incredibile. Sì, c'è un bel po' di vento, però dovrebbe insomma continuare ad essere bello. Ho visto il meteo, le massime sono 26 gradi, quindi direi che è primavera inoltrata, se non quasi estate. Quindi sì, comunque ho messo anche questo fiocchetto fatto così dietro, poi i capelli così alla meno peggio, li ho pettinati e non li ho né piastrati né passato il ferro, perché non ne ho assolutamente voglia, quindi li lascerò proprio così come vengono. Gradi, mamma mia ragazzi, che caldo! Ottobre che sta terminando. Caldo tremendo. Sono arrivata. Mamma mia, c'è del video oggi. Cosa devo insegnare? Appunto, non gli posso insegnare le cose. Gli devo insegnare a imparare le cose. Laboratorio terminato. Si torna a casa. Oggi c'era il delirio. Parcheggi dell'università, non c'era nemmeno un parcheggio. Incredibile. Delirio, delirio assoluto. Come ogni sabato che si rispetti, piccolo birnino qui. Siamo parcheggiati davanti ai secchioni, ma per una cosa velocissima, perché abbiamo preso le pizze da sporto. Stavolta però pizza napoletana, perché ne avevamo troppo voglia. Ultimamente stavamo mangiando sempre la pinza romana, la stavo facendo io a casa. Prendevamo gli ingredienti e appunto la facevo io a casa. Stavolta avevamo veramente troppa voglia di pizza che non mangiavamo da tempo. Nel frattempo quest'altro si è girato da quest'altra parte. Veramente troppa voglia, quindi pizza napoletana. La mangiamo qui da Mangia Napoli, che è veramente una pizzeria super super buona. I pizzaioli sono napoletani e la pizza è proprio quella vera napoletana doc. Ve lo garantisco io. Questa è la mia ortolana. Bubu sempre interessato. Eccomi qui, stanca, sconvolta, capigliatura sconvolta, ma questo è insomma una problematica piuttosto ricorrente negli ultimi tempi. Non so veramente come acconciare questi capelli, continuano a crescere, nonostante il fatto che li abbia tagliati
continuano a crescere veramente tantissimo. Comunque sì, sono stanca, gonfia. Oggi doveva essere la mia giornata libera dal lavoro insieme con la domenica, ma purtroppo è ricominciato il periodo accademico, l'anno accademico, lezioni all'università che io non sto seguendo momentaneamente perché chiaramente sono tutte in presenza e andando a lavorare non riesco assolutamente a coniugare con la presenza alle lezioni e appunto il lavoro. Però ecco, sono ricominciate le lezioni, ma sono ricominciati anche i tirocini, i laboratori all'università e appunto oggi ho seguito un laboratorio, tutto interessantissimo perché appunto tratta teoricamente tutto ciò che sostanzialmente si andrà poi a fare praticamente al lavoro. Sono cose che per quel che mi riguarda sono sapute e risapute proprio perché frequento il mondo della scuola ormai da diversi anni, quindi per me è un. Nel frattempo è entrato Dolce Bubu. Comunque dicevo che per me è un continuo, ecco, ripasso teorico di tutto quello che effettivamente faccio, metto in pratica al lavoro, quindi sono cose sapute e risapute, però ecco, a parte anche questo di questo discorso che dovrò portare a termine e non vedo l'ora che finisca. Eccolo qui, mi ha raggiunto direttamente sul letto. E niente, e mi sa che io ho finito di chiacchierare perché lui, una volta che è arrivato a salire sul letto e a fare questo, diciamo che dobbiamo soltanto aspettare che si decida a finire. Ok, momento panico. Vabbè, nulla, si è ripreso, si è ripreso. Comunque, ecco quanto. Sempre molto interessante, anche se comunque, come vi ho già detto, sono cose che sento, risento, faccio e rifaccio. Quindi, stando nel mondo della scuola già da diversi anni, sono cose sapute e risapute, però è sempre un bene riascoltarle e rinfrescarle in memoria. Super, super interessanti questi laboratori, anche se io ne farei volentieri a meno, proprio perché ci sto nel mondo della scuola da diverso tempo e sono cose che sono anche un po' stanca di sentirle e risentirle. Spero soltanto che nei prossimi anni, perché appunto ne avrò diversi neanche nei prossimi anni di questi tirocini indiretti, e spero soltanto che non si ripetano negli anni, perché altrimenti veramente diventa una cosa insostenibile. Io chiuderò qui questo video, spero che vi abbia tenuto compagnia. Un saluto e alla prossima!